Ciao ragazzi, benvenuti in questa puntata della Computer Museo. In questa puntata andremo a costruire un softbox. Infatti, nella precedente puntata di tutorial che avevamo creato molto tempo fa, circa 2-3 settimane fa, abbiamo parlato del boom microfonico. E quest'oggi un altro componente molto utile che si può usare in uno studio è appunto il softbox, che è una sorta di, chiamiamola, plafoniera contenente una lampadina o più lampadine potenti e quindi permette di avere una diffusione di luce uniforme. Per fare questa cosa ci serviranno diversi ingredienti, chiamiamoli così. Innanzitutto abbiamo comprato un cavo con interruttore, l'abbiamo preso dai cinesi 2 euro, proprio pochissimo anche per quello che dobbiamo fare, con cavo da 0,75 mm che va benissimo per alimentare una lampadina a 26 watt, un portalampade con attacco plafoniera, quindi questo qui che praticamente si svita e si avvita, una lampadina, in questo caso una lampadina da 26 watt del costo di 5 euro circa, che dovrebbe raffigurare i 100, con una da 23 watt raffigura i 115, quindi deduco che sia una lampadina da 26 watt circa 150 watt circa. E questa è una lampadina appunto del costo di 5 euro. Della carta di alluminio, quindi quella per avvolgere i cibi o altro. E poi per ultimo abbiamo preso anche questo nastro isolante per la prima volta a 1 euro. Detto sinceramente non è che mi convinca più tanto, anche perché come vedete da subito da quando si compra che è già rotto, per farvi capire. L'abbiamo preso a 1 euro e dovrebbe in teoria tenere poi l'alluminio sul nostro softbox. Oltre a questo altri ingredienti che si possono trovare benissimo in discariche, in posti magari anche abbandonati, addirittura nelle cantine, è questo. Innanzitutto un cartone, quindi che andremo a tagliare tutto per sagomare praticamente poi il nostro softbox. E poi per ultima cosa un cavalletto che abbiamo noi recuperato. Come vedete, questo qui è un cavallettino normalissimo, dove l'abbiamo recuperato praticamente da uno di quei teli delle vecchie videocamere a 8 mm, quindi sono veramente vecchissimi. E appunto il telo l'abbiamo buttato via, mentre, anzi, non è che l'abbiamo proprio buttato, abbiamo dovuto purtroppo buttare perché aveva un bel po' di muffa nera all'interno e quindi era meglio da buttare. E abbiamo recuperato appunto il cavalletto. Ora siamo pronti per iniziare. Allora, innanzitutto prendiamo i nostri tre componenti elettronici, quindi il portalampade, il nostro cavo da 1,5 metri e la nostra lampada. Iniziamo ad aprire il nostro cavo da 1,5 metri. Di solito insieme al cavo ci viene anche dotato come vedete, dei morsetti e già tutto praticamente pronto, cioè per il collegamento. Come vedete ci sono già i morsetti saldati con l'alluminio sopra. Ora andiamo ad aprire il nostro portalampade usa e getta. Questo è un portalampade che non dovete sbagliare il lavoro, altrimenti è da buttare praticamente. Appunto, come ho detto prima, è usa e getta. Infatti, innanzitutto per aprirlo bisognerebbe in teoria andarlo qui ad aprire in qualche modo, quindi con un cacciavite andremo a fare una sorta di, come vedete, pressione e ci usciranno questi due cavi. Praticamente qui basterà inserire il filo per incastrarlo all'interno. Quindi innanzitutto prendiamo il nostro filo qui e andiamo uno da un lato, uno dall'altro, quindi uno in questo modo. Lo andiamo a inserire così, come vedete, ha fatto un click e il nostro filo non uscirà mai più. Facciamo anche lo stesso con l'altro e come vedete il filo non uscirà proprio più e infatti rimarrà attaccato. Andiamo ora a richiudere il nostro portalampade e il nostro portalampade è già pronto praticamente all'utilizzo. Allora, attacchiamola. Eccola qua. Praticamente, come vedete, è già pienamente funzionante, si dovrà scaldare e creare una luce molto molto più grossa, anche perché adesso è veramente molto bassa ancora, però come vedete sta già aumentando a vista d'occhio, infatti si stanno incominciando ad illuminare veramente molto bene la parete. Allora, adesso cosa ci servirà? Non ci servirà tutto il cartone, ma come guida per creare il nostro softbox vi consiglio di prendere le quattro alette del nostro cartone. Quindi questa faranno i margini quelli su e giù, questi quelli di sinistra e di destra, cioè praticamente quelli più grossi. E poi magari utilizziamo un cartone di praticamente questa circonferenza per creare il quadrato base che andrà a incorporare la nostra luce. Allora, adesso quello che noi dovremo fare sarà questo. Praticamente dovremo fare una sorta di cosa così.
Adesso prendo un righello, diciamo approssimativo alla massima potenza, anche perché un righello normale non ce l'ho per ora. Però dovremo fare una cosa del genere. Un'apertura così, che praticamente sarà a raffigurare, questi sono i pezzi più grandi, quindi dovrebbe raffigurare di conseguenza dove dovrebbe esserci l'apertura, quindi. Ok, una volta fatto tutto ciò dovremo andare a tagliare ogni singolo foglio, quindi questo per così e questo per così, quindi dovremo eliminare praticamente questi punti. E poi ci ritroviamo ancora qui per andare a fare gli ultimi particolari. Allora, ci troviamo praticamente con questi quattro pezzi, come vedete, che poi dovranno essere tutti uniti a forma appunto di plafoniera. Ora, la cosa che dobbiamo fare è di ogni singolo pezzo, quindi magari controlliamo qual è la parte messa peggio e qual è quella messa meglio, e la parte peggiore la ricopriamo con dell'alluminio, che praticamente rifletterà il 90% della luce della nostra lampadina. Ok, allora dobbiamo andare a applicare il nostro alluminio sopra, quindi in questo modo. Ora prendiamo bene le dimensioni, quindi del nostro alluminio, e lo andiamo a applicare. Il risultato che dovrebbe uscire fuori è questo. Praticamente abbiamo appunto, come detto prima, attaccato con il nostro scotch in alluminio, anzi scotch, più che altro proprio il nostro alluminio biadesivo, tutto il nostro lato, e questo lato sarà quello che rifletterà la luce della nostra lampada, ed è venuto anche abbastanza bene come cosa. Non vi preoccupate se magari il nostro supporto sembrerà un po' rovinato, magari con queste specie di righe in mezzo, non vi preoccupate perché non andranno a disturbare sulla luce, quindi verrà lo stesso ben pulita. Ok ragazzi, adesso alla fine della fiera quello che uscirà saranno questi quattro pannelli, che poi uniti insieme faranno diventare il nostro softbox intero. Ora dobbiamo andare a prendere la base, anche questa base dovremo andarla a ricoprire di stagnola e poi faremo qua un buco. Innanzitutto andiamo a segnare la base interna, quindi la nostra base che dovremo andare ad intagliare, quindi in questo modo. Andiamo a colorarla completamente di nero, così da capire una volta tagliato dove dovremo andare a tagliare di preciso. Quindi in questo modo. Questa sarà la nostra base. Ok, quello che ne uscirà sarà praticamente questo, come vedete, un perfetto attacco per la nostra lampadina. Si potrebbe rompere intorno come è successo a me, basta un po' di scotch trasparente e si risolve il problema. Ora, quello che dobbiamo fare noi è creare dei buchi sui lati del nostro softbox, e farà la stessa cosa anche sul portalampade. Questo serve perché andremo a unire il tutto con delle fascette. Bene ragazzi, il risultato finale è questo, praticamente ora è pienamente funzionante. Ora farò una piccola prova per vedere appunto quanto sarà potente la luce. Allora, devo dire che funziona molto molto bene, infatti come vedete la luce viene rispecchiata e come vedete si crea questo sfondo molto molto illuminato. È una cosa che è venuta veramente molto molto bene, non pensavo che venisse così tanto bene. Comunque abbiamo appena risparmiato circa 80 euro di softbox. Bene, ora se avete utilizzato anche voi l'asta di un vecchio telo da proiezione, potete notare che ha questo tipo d'aggancio. Noi lo andremo a riutilizzare, infatti l'aggancio sarà praticamente tutto sopra il peso del nostro attacco E27 della nostra lampada, anche perché alla fine della fiera questo pezzo di cartone non peserà più di 200 grammi circa, è più la lampadina che pesa. Infatti questo ci permette appunto l'aggancio del nostro portalampade in due semplici passi, solo andando ad agganciare la fascetta, magari facendovi dare anche una mano, e non fate come me che sono tipo da solo e potrebbe cadermi da un momento all'altro la lampada. Però a parte quello, come vedete l'aggancio è veramente molto molto rapido.